Bravi! Come fate? Attenzione! L'hai trovato? No, ancora no. Oh, santo cielo, dove sarà finito? Grazie, basta così, adesso è un accenno, poi dopo... Non lo so, è troppo buio questa nebbia! È spessissima! Parlami della Francia. Questa è la penisola. Sì, okay. Fine penisola. Il primo trimestre abbiamo fatto Francia, Spagna, Germania. Parlami della Francia. Qui c'è la Tour Eiffel, c'è Parigi. Questo. No, non ridere! No! Non è giusto che io ancora... Ma perché mi prendo in cucina? No! Perché? Messere, se voi ordunque lottiate continuamente, siccome l'erba cresce nel campo e la mattina piena di rugiada riflette la luce del sole, così voi mi amate, allora se questo veramente è quello... Ma i nemici in calza lo stringiamo. Ok, stai calmo. Ok. Alza quelle mani. Alza quelle mani. Ma anche lui però, Johnny, ok. Ok, alzate le mani tutte e due. Ok. Non facciamo... Calmo. Occhio che è un attimo, calmo. Non era... Pintufolo, adesso la tua fata madrina ti trasforma. La fata zufricchia. Pintufolo, stai attento. In cosa mi trasformerai stavolta? Una rana? No. Un rospo? No. Un criceto? No. Occhio, è colpa tua, Kevin! Te l'ho detto io! Sei stato tu! Te l'ho detto! Tu ci hai venduto! Ok! Tu sei stato! Porca! Hai fatto la stufa! Allora, abbiamo detto il portachiavi, no? Che non mi piace! No. Ho trovato in cosa trasformarti, pintufo! Tutto a posto? Frank, è tutto a posto? Capitano! Tutto a posto, capitano. E questo, come potete vedere, è la perturbazione che arriva dal sud dell'Italia. Allora, io intanto lui non c'è niente. È perché la mamma la, non c'è niente. Non c'è niente. No, però è un attimo. Decidetevi però, datevi una calmata. Chi siamo? Dai, fata zituffa, trasforma in qualcosa stavolta, qualcosa di più grande. Ok, ho trovato. È una cosa che ho sempre voluto fare. E so che tu la desideri tanto. Ti trasformo in una... E adesso il volo. È facile! Ma come fai? Basta muovere le mani! E avere $1,000,000 di apparecchiatura dietro la schiena, cosa che tu non hai! Io ho solo due bombolette di hairspray in mano! Ehi, ma costano 5 euro l'una! Accidenti, ho paura! Ma tutta questa nebbia! Dove sei, amore? Sono con il sedere che sdruscia, il tuo, chissà chi sono! L'ho trovato! Trovato. Senti, guarda laggiù. Oh mio Dio. C'è una macchina con delle luci accese e c'è un uomo dentro. La camera.
Non so. Dici, no! Sì, no! Il pistolotto non c'è. Tutti. Attenzione! E ma perché io mai? E un attimo, Kevin! Non era sua sorella, ok? Ti ho mai parlato di tua sorella? Ehi, stai parlando di Susie? Susie? Ma stai parlando di mia sorella? Sto parlando di tua sorella, ok? Quella... Ehi, Susie, quella che un po' tutti conoscono. No, ma stai parlando di mia sorella? Susie! Sì. Ehi, Susie! Mia sorella si chiama Susie. Messere, la guerra ormai è lontana. Allora, prima che voi andiate a combattere, io vi voglio dire che vi amo così come la colomba. Aspetta, vabbè, anche questa. Basta! Ma ce l'hai con... Perché... Ma tu ricordi almeno la scena? Ma quattro! Il truffo... C'hanno la radio a palla in quella macchina! Stanno facendo... Ma cos'è? Una disco automobile? Sì, e... La faccia? Le carte parlano chiaro. Saturno entrando in Marte con l'eremita, perché io faccio astrocartofisica. Saturno entrando in Marte crea una perturbazione all'eremita. Quindi il vostro destino è incerto. Perché mi fischi gradino? Vogliamo sentire se c'era l'oroscopo della Vergine! La Vergine sta molto molto bene! Forse una volta di Vergine, velina! Sciombola! E lei è la vincitrice del primo concorso Miss Obesità! Vieni! Grazie! Devo dedicare... ma la dedica la mamma, santo cielo! Tua sorella! Mia sorella! E tua sorella! Ma sei... Mimba! Ma perché non mi baci? Mia sorella! In realtà! È mio fratello! E adesso, tutti quanti, vibrate le chiappe! E non so... Ma che stai dicendo? Sì, perché su Marte funziona così, annienta la gravità. Ho capito, andiamo a giocare con la mia unica carta. Bene.